Abbiamo detto prima che bisogna modificare e riformulare le leggi della meccanica classica per scriverle in un linguaggio che sia identico per tutti i sistemi di riferimento inerziali, un linguaggio detto invariante o covariante. Ora tocca alla velocità essere generalizzata nel quadrivettore velocità. Consideriamo una particella che in un dato sistema di riferimento che abbiamo scelto per descrivere il suo moto effettua un certo spostamento dx vettoriale infinitesimo in un intervallo di tempo infinitesimo dt. Noi sappiamo che la velocità classica è definita come il rapporto tra lo spostamento infinitesimo e il tempo infinitesimo impiegato a compiere quello spostamento. Questo è il vettore velocità istantanea nella fisica classica. Questo vettore tridimensionale innanzitutto va generalizzato per diventare un quadrivettore, quindi deve avere quattro componenti e non solo tre. La generalizzazione avviene definendo il quadrivettore velocità come la variazione infinitesima del quadrivettore posizione che avviene nel tempo proprio infinitesimo della particella d tau, essendo il rapporto tra un quadrivettore al numeratore e uno scalare per trasformazioni di Lorentz al denominatore, siamo sicuri che la quadrivelocità è un quadrivettore anche lei. Vediamo adesso che significa dal punto di vista intuitivo questa definizione formale. Invece di restare nel sistema di riferimento inerziale che avevamo scelto all'inizio, dove la particella si sposta nel tempo, passiamo al sistema di riferimento inerziale personale della particella in quel momento, cioè il sistema di riferimento che in quel momento si muove insieme alla particella, dove la particella appare istantaneamente ferma in quel momento. Questo sistema di riferimento inerziale è il Momentarily Commoving Rest Frame, cioè il sistema di riferimento che si muove insieme alla particella dove in quel momento la particella si trova at rest, cioè a riposo, cioè ferma istantaneamente in quel momento. Lì non c'è spostamento della particella, mentre il tempo trascorso è il tempo proprio det tau che scorre sull'ipotetico immaginario orologio personale della particella. Per la dilatazione dei tempi sappiamo che l'intervallo di tempo proprio, infinitesimo, è più breve dell'intervallo di tempo che invece viene misurato nel sistema di riferimento che avevamo scelto all'inizio, quello dove passava un tempo dt, quindi d tau è dt su gamma. Gamma è il fattore di Lorentz associato alla particella in moto. Siamo sicuri che questo d tau è un L invariante, cioè uno scalare per trasformazioni di Lorentz, anche perché è il quadrato del quadrivettore spostamento della particella nel sistema istantaneamente a riposo. Infatti in quel sistema, come abbiamo detto, scorre soltanto il tempo proprio della particella, la particella non si muove e se noi facciamo il quadrato del quadrivettore spostamento otteniamo essenzialmente d tau. Ed essendo il quadrato di un quadrivettore siamo sicuri che è uno scalare di Lorentz. Ora che abbiamo definito il quadrivettore velocità e siamo sicuri che è un quadrivettore, nel senso che si trasforma, secondo le trasformazioni di Lorentz, al passaggio tra sistemi di riferimento inerziali, allora possiamo esprimere in modo più intuitivo le sue componenti, tornando al sistema di riferimento inerziale che avevamo considerato all'inizio. Il quadrivettore spostamento infinitesimo ha componenti c di t dx. Infatti, nel sistema di riferimento inerziale considerato all'inizio, scorreva un certo tempo dt, infinitesimo questo, e la particella si spostava di una quantità spaziale infinitesima dx. Quando andiamo a dividere per d tau, che ricordiamo era il tempo proprio legato al tempo che scorre nel sistema considerato all'inizio da questa relazione dt su gamma, quando andiamo a fare questa divisione, gamma torna al numeratore e quindi abbiamo il rapporto tra c dt e dt e dx e dt. C dt diviso dt da c e dx diviso dt è questa dalla velocità tridimensionale nel sistema considerato all'inizio. Quindi la quadrivelocità in quel sistema inerziale iniziale ha componenti gamma c e gamma v. Queste sono le sue quattro componenti, una temporale, gamma c e le altre tre spaziali. Vediamo quindi che la velocità istantanea classica tridimensionale è diventata una parte della componente tridimensionale del quadrivettore velocità. Una parte nel senso che, va
va moltiplicata per il fattore gamma. Inoltre si è aggiunta la componente temporale, gamma C, come quarta componente del quadrivettore velocità. Il modulo quadrato di questo quadrivettore velocità sappiamo già che è un valore scalare per trasformazione di Lorentz, come tutti i quadrati dei quadrivettori, e infatti la cosa si conferma perché quando andiamo a calcolare il suo quadrato dobbiamo fare la componente temporale V0, cioè questa, al quadrato, meno la componente spaziale della quadrivelocità, cioè gamma V, al quadrato, ottenendo questa espressione. Poi mettiamo in evidenza C alla seconda, e la quantità che è rimasta tra parentesi è l'inverso, il reciproco di gamma al quadrato, quindi si semplificano, rimane C alla seconda. Quindi si conferma che il quadrivettore velocità come modulo quadrato ha un valore L scalare, e infatti C alla seconda è la velocità della luce al quadrato, è una quantità ovviamente scalare che è uguale se misurata in tutti i sistemi di riferimento inerziale.